Siamo all'aeroporto di Vercelli Carlo del Prete con il direttore della scuola di paracadutismo, Guido Fasulo. Guido, come si diventa paracadutisti? Beh, si diventa paracadutisti ovviamente facendo un corso di paracadutismo che prevede una parte di teoria nella prima sezione e poi subito dopo iniziamo con i lanci. Oggi è una tecnica molto avanzata per cui sin dal primo lancio il paracadutista, l'allievo paracadutista, salta con due istruttori di paracadutismo che l'accompagnano sin dal primo lancio in caduta libera. Questa è una tecnica che è in uso da ormai una decina d'anni e che è una tecnica meravigliosa perché sin dal primo lancio il paracadutista prova già subito l'ebbrezza della caduta libera, per cui i lanci avvengono da circa 4.200 metri, i due istruttori lo accompagnano in caduta libera per circa un minuto, dopodiché, avvenuta l'apertura del paracadute, a terra c'è un altro istruttore che con la radio lo guida sino a terra. Questo dura all'incirca 7 lanci, che sono 7 livelli. Dopo il settimo livello, se l'allievo ha superato questi 7 livelli, all'ottavo salto salta già da solo. E da che età è possibile cominciare? Beh, l'età minima per l'inizio dell'attività di paracadutismo è 16 anni. Quindi sin da lì, al compimento dei 16 anni, ovviamente in questo caso con il consenso dei genitori, perché se no bisognerebbe essere maggiorenni, Liberatoria. c'è una liberatoria per cui a 16 anni si può iniziare. Iniziato questo corso, al termine del corso il paracadutista è abilitato a saltare da solo. Dopodiché, dopo aver raggiunto un minimo di 50 lanci, lo possiamo presentare agli esami per l'ottenimento della licenza di paracadutismo, che ormai è una licenza aeronautica, per cui la licenza viene rilasciata nello stesso modo in cui viene rilasciata la licenza a un pilota, per cui è una licenza di paracadutismo che è valida in tutto il mondo, per cui poi da lì in avanti inizia la storia, cioè inizia Inizia il il bello. percorso, per cui poi uno sceglie che tipo di attività fare, se vuole diventare competitore sceglie la sua disciplina, che sono parecchie, e poi oltre ad essere bello, se diventa competitore, diventa anche abbastanza impegnativa la Senti, ma l'esame è un esame pratico o un esame cosa. Allora, teorico? la parte pratica viene attestata dalla scuola di paracadutismo, per cui attesta tutti i test che l'allievo ha eseguito. Alla fine di questi test, quando è pronto per l'esame, c'è un esame di teoria che viene effettuato presso, nel nostro caso, presso la DGA di Torino Caselle ed è un esame a quiz, come quello della patente, insomma. Ecco. Però diciamo che la parte pratica è quella che attesta tutto. L'ultima fase delle domandine quiz, insomma, è proprio la Un cos'è? pro forma. Un pro forma, perché il resto viene attestato qua. Certamente dall'inizio del primo lancio all'ottenimento della licenza è un lavoretto di circa un anno. Ok, ma prima abbiamo visto salire due bellissime ragazze. Che cosa fate qua a Fatto Vercelli? una cosa meravigliosa, per cui chi vuole fare un lancio in caduta libera lo effettua facendo questo tipo di lancio tandem. Quindi abbiamo il passeggero tandem e il pilota tandem, per cui il pilota tandem usa un paracadute appositamente costruito per fare questo tipo di lanci e il passeggero lo mette come in un marsupio qua davanti, naturalmente ancorato alla sua imbragatura, saltano anche lì da 4.000 metri, un minutino circa di caduta libera, apertura del paracadute in questo caso intorno a 1.700 metri, perché appunto avendo un passeggero per cui Certo. dobbiamo andare con la massima sicurezza. E questo si gode questo spettacolo e spesso e volentieri è un inizio per poi cominciare il corso. Ecco, questa è un'iniziativa che forse non tanti conoscono e che è importante che invece si sappia che a Vercelli è possibile fare il tandem. Guarda, posso dirti questo, io sono qua dal 1974, posso garantirti che in questa scuola ci sono degli istruttori che sono forse il meglio del meglio di quello che abbiamo in Italia, ma non perché io sono il direttore di questa scuola, perché è la verità. E quindi li aspettiamo tutti qua al Carlo del Prete per Certamente. volare e per lanciarsi. È Noi vi aspettiamo. bellissimo! Wow! Dai, saluta! Figlialo! È l'estasi! È l'estasi! Ok, Wow! Non c'è cosa più bella al mondo!